Gli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale erano gli anni della riscoperta della bicicletta, oltre che come mezzo di trasporto, anche come strumento di divertimento e di pratica sportiva. Il ciclismo degli anni ruggenti, delle sfide tra Bartali e Coppi, delle strade piene di fango e degli appassionati che tentavano di emulare i campioni del pedale. In Calabria ce n'era uno in particolare che ha dedicato parte della sua vita alla bicicletta, Francesco Faraca. Conosciuto soprattutto a Cosenza, la sua città, il luogo dove ha lavorato e dove ha allenato i sentimenti per le due ruote, trasmettendoli al figlio Pino, che a cavallo degli anni Ottanta ha abbracciato il professionismo partecipando, e con onore, a diversi giri d'Italia. Pino Faraca ha pensato di dedicare al papà scomparso il primo memorial collegato alla manifestazione patrocinata dal comune sotto l'egide del CONI provinciale, denominata Bici in Città. Lui ha vissuto per la bicicletta, ha avuto diciamo, un'esperienza enorme e mi ha guidato per farmi entrare anche nel mondo dei professionisti. Quindi io ho fatto il Giro d'Italia, ho vinto la maglia bianca, soprattutto per merito di mio padre. Un centinaio di partecipanti alla manifestazione che ha attraversato su e giù via Le Mancini, passando anche per il centro storico. Una mattinata condivisa da adulti e bambini, genitori e figli, uomini e donne, nel segno della bicicletta, uno dei più antichi, tradizionali ed ecologici mezzi di trasporto. Per ribadire la necessità di muoversi dentro gli spazi urbani, per riconquistare una mobilità troppo spesso ristretta e mortificata nel caos del traffico e degli scarichi delle automobili, per ribadire una passione antica, ma in linea con la volontà di rispettare se stessi e i luoghi che ci circondano. Una grande storia del ciclismo nella nostra città, nella nostra regione, perché no, anche successi internazionali. Ne siamo fieri, siamo qua, oggi il primo Memorial. Secondo me crescerà moltissimo questo evento perché c'è l'impegno della famiglia, della federazione e di tutti gli appassionati del ciclismo cosentino. E dalla redazione ci chiede la